La crisi economica e finanziaria in cui versa l'Italia oramai da diversi anni condiziona negativamente molti settori produttivi, tra questi sicuramente anche quello dell'edilizia. Non stupisce dunque che il legislatore nazionale negli ultimi mesi stia cercando in tutti i modi di intervenire per rilanciare questo settore, attraverso semplificazioni, attraverso incentivi, attraverso la riscrittura di alcune norme. Tra gli obiettivi del legislatore c'è sicuramente quello di recuperare il patrimonio edilizio esistente e quindi di evitare il consumo di nuovo suolo. Per poter raggiungere questo ambizioso obiettivo, il legislatore deve necessariamente anche permettere un effettivo recupero ambientale dei siti esistenti, in particolare quelli dismessi. In tale ottica, diverse sono le norme emanate negli ultimi mesi, non da ultimo anche quelle contenute nel decreto Sblocca Italia, che mirano proprio a semplificare o a incentivare gli interventi di bonifica. Tra queste, a mio avviso, sicuramente una norma importante che potrebbe dare ottimi frutti è quella introdotta dal decreto legge 91-2014 convertito nel mese di agosto, il quale introduce nel testo unico ambientale l'articolo 242 bis che ha ad oggetto le procedure di bonifica semplificate. La novità importante introdotta da questo decreto legge è sicuramente quella di responsabilizzare maggiormente gli operatori privati, permettere a tali operatori di controllare i tempi della procedura, e ciò avviene attraverso l'inversione delle fasi fondamentali della procedura di bonifica. In particolare, gli operatori saranno liberi di poter raccogliere anche privatamente, autonomamente, le informazioni e a svolgere le indagini necessarie per programmare gli interventi di bonifica. E soltanto una volta che avranno raccolto tutte le informazioni disponibili, potranno presentare agli enti competenti il progetto. Questi dovranno quindi approvarlo attraverso la conferenza di servizi e l'operatore privato, dopo l'approvazione di questo progetto, potrà immediatamente eseguire gli interventi e quindi la bonifica del sito. Questi interventi dovranno concludersi in un periodo massimo di 18 mesi, anche questo termine serve a contenere i tempi della bonifica, e soltanto a seguito del completamento degli interventi di bonifica si avvierà la fase di caratterizzazione vera e propria, che normalmente invece è la fase iniziale della procedura. La caratterizzazione quindi verrà svolta in contraddittorio con ARPA e qualora i risultati della caratterizzazione dovessero effettivamente evidenziare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, la conclusione della caratterizzazione concluderebbe anche la procedura di bonifica, valendo quale certificazione di avvenuta bonifica. I tempi di questa procedura, sia tra le fasi di approvazione o le fasi più propriamente progettuali, che i tempi dettati imposti per l'esecuzione degli interventi, permette di contenere in 2 anni di tempo tutto l'intervento di bonifica nel suo complesso, quando invece oggi i tempi sono molto più lunghi. Sebbene la semplificazione potrebbe avere effetti concreti, quindi potrebbe essere una norma che modifica radicalmente l'approccio alle bonifiche, il dettato normativo contiene comunque alcuni limiti e alcune prescrizioni che possono condizionare l'effettiva percorribilità della procedura. Avremo quindi modo di approfondire questi temi nel convegno organizzato da Optime il 23 e 24 ottobre a Milano, il 25 e 26 novembre a Roma, sul tema dei siti contaminati. Arrivederci.